Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Slittamenti in vista nel calendario dei film in uscita, anche se non proprio nell'immediato futuro. Il primo remake dei classici horror della Universal, La Mummia, è stato spostato dal 24 marzo 2017 al 9 giugno dello stesso anno, un posticipo che posiziona il film, diretto da Alex Kurtzman, nella stagione più calda per quanto riguarda la lotta agli incassi, almeno negli Stati Uniti. Nel cast, oltre a Tom Cruise, anche la giovane Sofia Boutella. Intanto, mentre le riprese di Doctor Strange sono già iniziate, il cast si arricchisce di una nuova entrata. A fianco di Benedict Cumberbatch ci sarà Benedict Wong nei panni della spalla del mago, che si chiama proprio Wong come l'attore. Nel film il suo personaggio ha compiti di guaritore, assiste il mago nelle arti occulte, è esperto di arti marziali e si occupa dei suoi affari. A proposito di Benedict Cumberbatch, il 19 e 20 aprile arriva nelle sale italiane l'Amleto interpretato dall'attore. Lo spettacolo è già uscito con successo in 25 paesi del mondo e arriva in Italia come evento per il 400° anniversario della morte di Shakespeare. Sono stati 225.000 gli spettatori che lo scorso ottobre si sono collegati in diretta via satellite con il National Theatre di Londra per la trasmissione dello spettacolo. Parliamo ancora di spettacoli evento con il film dal vero di Lupin III, che sarà in programmazione solo il 22, 23 e 24 febbraio. Si tratta della prima pellicola live action riconosciuta ufficialmente dall'ideatore del personaggio. In questi tre giorni vedremo all'opera la formazione originaria con gli inseparabili Jigen, Gaemon e Fujiko, tutti ricercati dal povero ispettore Zenigata, che viene sempre ridicolizzato. Il fumetto, lo ricordiamo, è nato nel 1967 ed è poi diventato un cartone animato nel 71. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!